Spesso mi chiedono che mappa uso per l'auricologia. Fondamentalmente ci sono due tipologie di mappa. Una, quella francese, che fa riferimento al lavoro di Noget, e la costruzione di questa mappa si è basata soprattutto sullo stimolare una determinata zona del corpo con un impulso elettrico, una stimolazione elettrica, e vedere cosa succedeva a livello del padiglione auricolare, e quindi quel riflesso veniva registrato come una zona corrispondente alla zona che era stata stimolata. Questo cosa vuol dire? Che la mappa francese lavora soprattutto sulle situazioni acute, sulle situazioni che sono state provocate. L'altra mappa fondamentale per l'auricologia, auricoloterapia, eccetera, è la mappa che viene usata, che è stata sistematizzata dai cinesi, i quali, essendo veramente tanti, hanno cominciato a radunare le persone, la gente che presentavano una stessa problematica: dolore alla spalla, dolore alla schiena, dolore al ginocchio, dolore gastrico, stomaco, pancia, e verificavano che sul padiglione auricolare si presentavano dei segni nella stessa zona corrispondente appunto al problema che veniva presentato. Quindi questo cosa vuol dire? Che la mappa cinese lavora soprattutto su problematiche, disturbi di vecchia data, quindi disturbi di tipo cronico. Ma non solo, si sono sviluppate tante altre mappe, partendo sempre da più o meno questi due concetti, di questi due principi. Ma la caratteristica che ogni studioso dell'auricologia sviluppava soprattutto le zone che erano di sua competenza, per cui l'ortopedico avrà tutta una zona sviluppata, tutta la zona corrispondente a problemi osteoarticolari della schiena, muscolo, degli arti inferiori, superiori, eccetera, eccetera, avrà questa zona molto più sviluppata e molto più grande, mentre avrà ridotto al minimo altre zone come quella dei viscerali. Al contrario, uno che lavora, un gastroenterologo o qualcuno che lavora su problematiche viscerali, avrà questa zona degli organi interni, dei visci, molto più sviluppata, e le zone periferiche corrispondenti alla pelle, corrispondenti alla zona osteoarticolare, sarà molto più ridotta. Quindi, come dire, non esiste una mappa valida sempre. La caratteristica fondamentale, in principio, è quello di utilizzare dei punti di riferimento su cui poi tutte le mappe lavorano e si sviluppano.